Eccoci qua, signori Big Luca da Dubai, dalla sua stabile maggiore di residenza, Emirati Arabi Uniti, e proprio in Quateri, verso la luce, la speranza e la saggezza, il lucro, signore. Io sono stanco perché sto riprendendo il pattern del sonno, diciamo, normale. Oggi però mi sono alzato normalmente alle 3:30. Ieri sono andato a letto alle 11, ho svegliato alle 3:30, 4, ho fatto palestra, ho massacrato il petto e le spalle. Oggi ho anche degli impegni, una consulenza e robe. Ciao a tutti. Ciao, ciao Tony, ciao Roberto, ciao Gianluca, ciao Oreste, ciao Domenico. Come state, ragazzi? Tutto a posto? Quindi sono un po' stanco, però è saltato fuori un articolo. Mi state scrivendo cosa ne pensi, cosa non ne pensi. Quindi diamo un attimo, facciamo delle riflessioni insieme. Vi ricordo peraltro info marketing per babbuini, che chiude domani a mezzanotte, quindi fatevi sotto finché ce n'è, viva il re, quando non ce n'è più, viva Gesù, come diceva mio nonno. E adesso parliamo di Facebook e Google, ok? Perché normale che quando bevo dico bella fresca, sì. Allora è uscito un articolo riportato da alcune testate, quello che, scusate che ingrandisco, chiaramente appena escono ste robe la gente scrive a me, chissà poi perché. Allora, il Parlamento europeo con una maggioranza schiacciante ha votato a favore della proposta del deputato socialista olandese Paul Tang. Con questo voto l'Unione Europea si esprime contro la pubblicità personalizzata di giganti del web come Facebook e Google, basata sulla profilazione dell'utente, ovvero una delle principali voci di business delle compagnie statunitensi in questione, se non l'unica. Vabbè, eccetera, eccetera. Il provvedimento che vieta la pubblicità personalizzata su internet è stato votato da 503 parlamentari su 701 come emendamento al rapporto annuale sulla concorrenza. Per effetto della decisione, Facebook e Google non potranno più utilizzare in Europa i dati personali dei propri iscritti per operazioni di targeting e per mostrare messaggi pubblicitari personalizzati sulla base delle preferenze e del comportamento espresso dagli utenti sui loro circuiti. Allora, alcune considerazioni. Prima di tutto, è una notizia troppo nuova, bisognerebbe leggere il report della Commissione europea, cosa che non ho fatto, sembra che non l'abbia fatto nessuno e va bene così. Però facciamo alcune riflessioni insieme. Per prima cosa, non so se questa cosa sia già in vigore o se debba essere ratificata. Sicuramente per adesso nessuno mi riporta che a livello tecnico sia cambiato niente. Poi sull'aspetto tecnico si pronuncerà qualcun altro che non sono io. Su dove diavolo cliccare. L'aspetto invece, diciamo, strategico che ci sta dietro, queste sono notizie. Allora, l'effetto, se questa cosa fosse vera, sicuramente bisogna capire innanzitutto in che termine, va bene? Cioè, quando l'articolo, poi le notizie vengono riportate in questo modo qua, dice, ha votato a favore, della scusate, gigante cosa sulla profilazione, cioè non potranno più, dov'era la frase? Non potranno più utilizzare in Europa i dati personali dei propri iscritti per operazioni di targeting. Bisogna capire che cosa questa cosa voglia dire, o quanti che siamo. Quando le notizie appaiono sfigate, siete tutti qui. Vi ricordo infomarketing per babbuini.com che chiude Dubai, stavo dicendo. Sono cotto oggi. Allora, facciamo dei ragionamenti. Bisogna capire innanzitutto quanto questa legge, questa cosa che stanno passando, questa roba qui, questa proposta che dovrebbe essere stata approvata sia stringente. Cioè, stringente. Che cosa vuol dire operazione di targeting? Okay? Perché qua dice, per esempio, questo articolo, ma è semplicemente un blog, sulla base delle preferenze e del comportamento espresso dagli utenti sui loro circuiti. Bisogna chiaramente capire che cosa vuol dire. Vuol dire che non possiamo targetizzare più le donne rispetto agli uomini, per esempio. Questo non dovrebbe essere una preferenza e neanche un comportamento espresso. Io penso che uno dei problemi, anche seguendo i video che sono molto interessanti, il congresso statunitense di Mark Zuckerberg, i complottisti dice chissà chi è veramente il capo di Facebook, perché guardando le risposte di Zuckerberg, ma lasciamo perdere, e lasciamo perdere anche alcune domande dei senatori e dei vari espertoni americani, ma bisogna capire
Il problema sembra essere quello delle categorie, e cioè che informazioni acquisisce Facebook e categorizzati in quali categorie. Mi spiego meglio. Su Facebook si può targetizzare per interessi, per categorie e anche in certe si poteva o si può targetizzare per livello socio-economico, per income, per esempio. Posizione lavorativa, quindi bisogna capire se targetizzare gli imprenditori rispetto ai self-employed, rispetto agli investitori, si configuri come interesse espresso oppure no. Quindi ancora non abbiamo questi dati qua. Ovviamente, nel momento in cui non si potesse più targetizzare nessuno, Senator, we run ads. Sì, questa è stata bellissima. Senator, we run ads. E l'altro gli risponde, I see. Praticamente hanno chiesto a Mark Zuckerberg come fa Facebook a sostenersi visto che è gratis e dice facciamo pubblicità. Vabbè, quindi semplicemente dovremmo stare a vedere, come sempre ragazzi, queste aziende fanno il bello e il cattivo tempo, però ci sono delle considerazioni invece più interessanti da fare. Quindi come questa cosa qua abbia un effetto tecnico, cioè spariranno le categorie, potremmo dire targetizzami quelli che hanno 30 anni rispetto a quelli che hanno 50 anni, quelli che hanno messo essenzialmente like alle pagine di fitness rispetto a no, questo chiaramente avrà degli effetti. Ora, alcune cose che non credo. Innanzitutto, senza la pubblicità targetizzata, Facebook e praticamente Google non potrebbero assolutamente esercitare. Ok, quindi John dice: ma vai ragazzi, è tutta una fake news. È irrilevante, non penso che lo sia, ma alcune considerazioni che condividerò in questo video sono si applicano in qualunque modo, perché ripeto, cosa cambierà a livello tecnico? Noi non abbiamo il controllo di questa cosa, però possiamo fare, ed è 2 anni che io vi dico certe cose, alcune cose. Tu dici le custom audience, vedremo cosa questa cosa qua vorrà dire. Quindi adesso non ci sono notizie in merito. Una cosa che vi dico è di non agitarvi, perché tanto agitarsi non serve. Mi avete contattato agitati con tutti questi articoli qua. Va bene, tracking esterno, non, bisognerà vedere se c'è il tracking esterno e cosa questa cosa qui vorrà dire. Sicuramente questi colossi, la prima considerazione è che vivono con la... come quando sono stati accusati di discriminazione, cioè non c'è modo per un canale social media di non targetizzare le persone con moltissimi dati, e quindi la pubblicità deve essere tailored per il pubblico, cioè è chiaro che un messaggio per le donne debba essere fatto vedere alle donne e non agli uomini. Questa cosa è una cosa irrisolvibile, quindi non penso che la risolveranno mai. La considerazione che si applica in qualunque livello sull'aspetto social media, esatto, avere più canali è un aspetto che, ripeto, non è considerato ad oggi, ma è il fatto che certe cose sui social media e online cambieranno, per il semplice motivo che alcune piattaforme online, e chiamiamolo l'online, includiamolo tutto, ha raggiunto un punto di maturazione tale dove alcune cose che ancora si fanno tra 2, 3, 5 anni semplicemente non ci potranno più essere. Il tema di Facebook è un tema più complesso, nel senso che bisognerà separare la parte advertisement. Ci sono un sacco di imprenditori che sono ripresi grazie all'acquisizione di clienti online e l'Europa cerca di distruggere. Ma allora la cosa è questa: ci sarà un cambio epocale. Quelli che fanno i corsi su Facebook Ads, ma io ho sempre consigliato di non fare i corsi su Facebook, anche perché non ci sono quasi più i corsi su Facebook, sono tutti corsi su come non farsi bannare, ormai come fare una campagna, se mi permette, l'organico regnerà. Che ne pensi? No, semplicemente sì, otterranno altre cose. Allora vi dico alcuni cambiamenti che sicuramente succedono, ve li ho già paventati, come vedete progressivamente stanno arrivando. Sicuramente Facebook prima o poi dirà basta a certe pratiche per il semplice motivo che non hanno assolutamente nessun'altra scelta. Data breach, profili fake, business manager verificati
con aziende che è chiunque pensi che questa cosa qua perduri, semplicemente è un pazzo, ok? Ci sono ancora tantissimi bug, tantissimi modi per passare sotto le maglie, però sicuramente ci dobbiamo aspettare un cambiamento, una verifica sui profili, sulle aziende, una cosa che in realtà già sta succedendo. Questo è chiaro che succede, cioè, chiunque non lo capisce semplicemente è un decerebrato. Ora, è vero altresì che allo stato attuale, queste, soprattutto parlo di Facebook, Google va abbastanza bene, non dà e non separa a livello professionale, a livello tecnico, la parte advertisement dalla parte social. E cioè ci dovrà essere una parte di Facebook Ads che è più seria, perché io stesso non mi pongo al di fuori di questo problema. Cioè, se tu mi banni tutti i business manager e tutti gli ads, perché io avevo la parola arma su una sales page che non vende armi e mi dici che io per tutta la vita non posso fare ads, è chiaro che io mi debba creare un secondo profilo che è già contro le policy di Facebook. Nel momento in cui tu mi fermi una campagna che sta sponsorizzando un evento, che sponsorizza un corso con un customer service 24 ore su 24, con una piattaforma proprietaria, con le testimonianze, cioè non sto vendendo droga, voglio dire, non mi puoi bannare, fermare le campagne dicendo viola le policy, ciao, non farai alza vita. Cioè è chiaro che ci dovrà essere prima o poi un modo per chi fa business su Facebook. Io do a Facebook decine di migliaia di euro al mese e ho amici e colleghi che gliene danno in altri modelli di business centinaia di migliaia, non possiamo essere trattati così. Quindi adesso c'è questo dualismo, scusate, mi gratto la balla sinistra perché che piacere, il problema è quando gratti la balla ma c'è sopra qualcos'altro. Ok, scusate, te lo pizzichi, ma sai, chi è circonciso sa. In ogni caso, quindi questo è un primo problema, cioè bisognerà arrivare a un punto in cui non c'è più un sistema di advertising in questo caso anche arrabattato, ma chi fa business su Facebook ha un referente con cui parlare. Credo altresì che tra poco chi non ha un'azienda non potrà assolutamente utilizzare Facebook, perché è una cosa, ripeto, chiunque pensi che Facebook andrà avanti a verificare profili fake con business e non è così che succederà. Già stanno stringendo, 2 anni che a un certo punto stringeranno in un modo giusto, per il semplice motivo che quando una piattaforma ha tutti gli occhi del mondo puntati addosso, questo è quello che succede, dati che spariscono, account, cioè non possono andare avanti così. Quindi l'aspetto che vi deve preoccupare non è tanto la targetizzazione, perché altrimenti ci saranno altre piattaforme che lo fanno, troveranno il modo, perché vivono di questo, altrimenti fallisce Facebook, ok? Facebook si basa sulla targetizzazione, quindi non credo che domani la targetizzazione, perché altrimenti parliamo del nulla, ok? Il potere di internet è esattamente far vedere, anche perché in un'ottica, e Facebook ci tiene almeno ufficialmente, di navigazione, è giusto targetizzare gli utenti. Cioè io non posso far vedere i miei ads sui corsi di online marketing alla casalinga di Voghera che non c'entra niente, piuttosto che alla persona che non ha né arte né parte, che invece è interessata al fitness, perché questa cosa si configurerebbe, tra virgolette, spam. Quindi il targetizzare in realtà migliora l'esperienza dell'utente, ok? Il black non è mai sparito. Va bene? Quindi una prima considerazione è che semplicemente vi dovete aspettare, come sempre, un aumento o un collasso totale o un aumento di serietà. Cioè, prima o dopo, il fatto di poter fare pubblicità su una piattaforma potente come Facebook dovrà per forza essere relegata a chi ha un'azienda, chi può dimostrare che ha un'azienda, una ragione sociale, deve dargli la trade license o quello che è, deve essere identificato. Per fermare certe cose che ci sono adesso su Facebook bisogna fare 2 passaggi, chiaramente arriveranno. Cioè, ripeto, ragazzi, è semplicemente così. Pagine Facebook devono appartenere ad aziende e anche business manager, e si vede quale account fa pubblicità sulla pagina, e quell'account deve essere vero con verifica tipo banche. Basta. Fai sparire il 99% della merda. Poi ci sarà chi passa, va bene, ma io parlo della maggior parte. Quindi questa è sicuramente una direzione nella quale sicuramente ci muoviamo. Tanto hanno venduto un bundle i miei ragazzi. Ok, sì, è vero, attualmente su Facebook possono fare ads, cani e porci. Ripeto, Dan Kennedy lo spiega
in maniera molto chiara. Noi siamo cresciuti con queste piattaforme, pensiamo che non spariranno mai. Lui dice, c'è stato un momento in cui era legale fare lo spam via fax, c'erano formatori che insegnavano spam via fax, tutti usavano lo spam via fax, è durato 10 anni lo spam via fax, è passata una legge, lo spam via fax è andato via. In 800 numbers, ok? Quindi quando noi facciamo un webinar pensiamo di aver scoperto l'acqua calda, quando i marketers di adesso, no, fanno queste cose, pensano che di avere una novità. In realtà in America prima c'erano i numeri automatici che tu chiamavi e la vocina automatica ti spiegava il prodotto e prendeva l'ordine, ok? Un webinar uditivo, potremmo dire. Solo che all'epoca dovevi avere un telefono per ogni persona, ok? Quindi se ti aspettavi banalmente 10 chiamate in quell'ora, dovevi avere 10 telefoni liberi che prendevano la chiamata e c'era attaccata la recording machine. Durato anni si pensava che si andasse avanti così e poi è stato tolto. Quindi nel momento in cui voi non capite, come sempre, la differenza tra tecnica e strategia, siete fatti. Quindi cosa sta facendo Facebook non lo sa nessuno, nessuno capisce quello che avviene anche lì, poi quello che avviene anche all'interno di Facebook, prima o dopo uscirà fuori. Dan dice che quando scopriranno le magagne di Facebook, Mark Zuckerberg verrà arrestato. Io sono abbastanza concorde con questa opinione, perché cioè, no, non vi dico io quello che succede, ok? Collusi, corrotti, gente che ti approva le campagne che non dovrebbero, pagine verificate che non si dovrebbero, con la mazzetta, sono cose vere, è semplicemente la realtà, basta indagare 10 minuti. E quindi è abbastanza pericoloso. È altresì vero che queste piattaforme ormai sono così potenti e c'è un discorso più che altro di bavaglio, di privacy, di cosa deve essere detto di potenza mediatica, non tanto di targetizzazione. Vi faccio un esempio. Una persona che ha l'intera esistenza su Instagram, questo è un po' il dibattito anche che c'è già da un po', cioè va bene il fatto che io possa essere eliminato da Facebook e da YouTube, che quindi tutto il mio business che dipende da questi canali debba essere assolutamente cancellato. Ora, anche qui si dice Facebook, Google sono aziende private, quindi come dire, se io ti voglio sbattere fuori da Katanga, io ti sbatto fuori da Katanga perché Katanga è una piattaforma mia, cioè tu sei letteralmente a casa mia, le regole le faccio io, le posso cambiare ogni 5 secondi. Questi colossi però ormai sono troppo forti, quindi una cosa che va bene, anche lì bisogna parlarne. Quindi quando leggete questi articoli, se... No, non è vero che non cambierà, invece cambierà, cioè alcune cose cambieranno proprio. Io ho sentito dire che Facebook più grossa e più buggata, ragazzi, è una stronzata. In realtà quando una piattaforma raggiunge un punto di maturazione dove poi fanno veramente le cose per bene, vi seccano. È stato così per certe cose successe su Amazon, è sempre così. Ciao bambina! Ti volevo dire in diretta che ti voglio tanto bene. E quindi assolutamente queste cose. Il problema è che non ci si accorge, ripeto, chiunque pensi che tra 2, 3, 5 anni siamo ancora qui con i profili fake, semplicemente ha la testa scollegata, cioè non è così. Prima o poi te la chiudono, ci si mette tanto, poi dopodiché ci sarà chi riesce a passare, va bene, ok. A un certo punto le cose te le chiudono, non ha ancora raggiunto, ci stiamo arrivando adesso con Facebook, con la potenza di Facebook, col reparto pubblicitario, fino adesso era ancora acerbo. Guardate già le difficoltà nel fare pubblicità da 2 anni a questa parte, cioè dire che Facebook è uguale a 2 anni fa è una cazzata, i 2 anni fa gli ho detto non è uguale a 2 anni prima, perciò progressivamente si alza il costo della pubblicità e cominciano a dire, ascolta, sei un ragazzino che vuole agganciare la roba fake rumena, no, e lo possono fare in 32 centesimi di secondo, dopodiché adesso è perché ci marciano, ma quando verrà fuori che cani e porci stanno pubblicizzando la qualsiasi e veramente qualcuno si metterà a guardare e lo chiama dal congresso, scusi, questi 30 miliardi come li avete fatti? Ma non avete visto che cazzo stava passando? Ovviamente dovranno aumentare i controlli su questa cosa. Ripeto, chiunque pensi che le maglie saranno sempre più larghe dimostra di non essere una persona intelligente. La tecnica è una cosa, la strategia è un'altra, ma come minchia si fa a non capire? Non lo so come minchia si fa.
Liste acquistate Black, rappresentanti porta a porta e cold calls torneranno di moda. Nel caso in cui non si potrà più fare target preciso con il mio socio, abbiamo pensato che forse Face e Google abbasseranno i costi per le ads. Ma allora, questa cosa qui, ripeto, non si sa, non è neanche detto che... Quando dicono non si può fare più target ads, e non è possibile, ecco, questo per esempio è un cambiamento che io non riesco a vedere, perché anche è un cambiamento epocale, cioè vai su Facebook e non riesci più a far vedere gli ads alle persone giuste, al che devi andare broad, ma se vai broad è spam. Non so se è chiaro, cioè è giusto, e anche andando broad, non sono broad le campagne, cioè Facebook te le fa vedere comunque a certe persone, perché guarda l'immagine, guarda il copy, dice, alcune persone gli ads non li vedranno mai. È Facebook che funziona così, dice sto andando broad, ma non è broad, qualcuno non la sta vedendo, perché Facebook giudica che è troppo, sono fuori target, ok? Nel momento in cui invece Facebook fa vedere a tutti l'annuncio della Big Look International per babbuini, a che si configura? Cioè sono d'accordo anch'io, quindi la targetizzazione, come dico sempre, che la discriminazione è importantissima. Pensate un ad per le donne che viene fatto vedere agli uomini, vendono... metodi per aumentare le tette, cioè, un uomo dice non mi interessa, target impreciso non si è mai potuto fare in Italia, ma questo non è vero, perché Facebook raggiunge dei livelli comunque di precisione, benché faccia vedere anche gli ad a persone tra virgolette non in target. Un altro discorso è che bisogna capire cosa vuol dire Europa, perché purtroppo nelle piattaforme online, questo è per esempio un problema che invece esiste, è così come la fiscalità, l'azienda in un posto, il cliente in un altro, il conto in banca in un altro, però agli uffici in un posto, altro ancora, cioè Facebook dov'è? Ok? Quale legge applichiamo a quale parte di Facebook? Perché in realtà è una normativa europea, Facebook in teoria è in America, poi in realtà non lo è, perché lo schema fiscale di Facebook non mi ricordo più dove finisce, Google era le Bermuda, Amazon, le Isole Vergini e qualcosa del genere. Okay? Possiamo fare, esatto. E chi pensa, cioè voi dovete lasciare andare la mentalità dell'escamotage, perché purtroppo è così che molti, l'escamotage, ma tanto si potrà fare l'escamotage, sì, ok, e fai escamotage. Ok, escamotage marketing. E ad oggi, per esempio, adottare alcuni escamotage è purtroppo necessario, perché a me va bene se tu mi tratti i profili, verifichi, eccetera, però al che non mi può bannare per una stronzata e mi devi riabilitare il profilo se vedi che non sto truffando nessuno. Facebook Europa e Irlanda, ma non vuol dire niente. Cioè, non anche la stessa Europa, cioè paesi diversi fanno cose diverse, perciò aggregare è un casino della Madonna. Tu puoi dire la sede irlandese, ma la sede irlandese fa capo alla sede americana per forza, anche che sia una società diversa, ma le proprietà intellettuali io non credo proprio che siano in Irlanda. È un discorso abbastanza complesso, quindi non pronunciamoci prima che questa cosa qui sia palesata, ok? A livello tecnico poi vedremo, non mi preoccuperei della categoria che si rimuove, della mancanza di, cioè anche perché saremmo tutti nella stessa barca, mi preoccuperei più del fatto che i social media stringeranno le maglie, ma questa cosa qui è normale, ciao Vincenzo come stai? È normale, non hanno fatto il culo anche a Mark per, c'è cioè la componente Facebook Messenger per i bambini, no? È chiaro che questa cosa sia una cosa pericolosa, quindi il fatto che i nostri dati siano in mano a sta gente qua va sempre meno bene. Vi ricordo, scusate, mentre guardate, infomarketingperbabuini.com, abbiamo fatto un corso sull'infomarketing stupendo che chiude domani con un sacco di bonus, contratti legali, eccetera, eccetera. Ciao Vincenzo, come stai? Come va il business? Tutto a posto? Quindi mi preoccuperei più dell'aspetto di privacy e di controllo che voi potete avere sui canali social. Non so per quanto si potrà continuare a fare certe cose sui social media. Chi fa pubblicità seriamente su delle aziende non vuole che su Facebook passino certe cose e prima o poi non ve le fanno passare più. Questo è abbastanza evidente, è già successo per alcuni business, per alcune cose.
Ecco, c'è anche il free trial. Chi vuole guardare il corso, qualche lezione gratis di questo corso, poi decidere se fa per lui o per lei, andate su provababuini.com, cliccate sul link, venite teletrasportati alla piattaforma Katanga, che è la nostra piattaforma. Ok? Quindi chi dice, beh, se Facebook toglie il targeting, passiamo a un'altra cosa, mi può stare bene se c'è un'altra piattaforma che ti permette invece di fare target ads. Chi invece usa escamotage non passerà a nessun'altra. Sì, babbuini top, grande, ci sarà, ripeto, è troppo presto per decidere, questo live è inutile, però siccome molti mi hanno scritto cosa penso, ragazzi, è presto, è uscita sta roba, non si capisce, secondo me è un'esagerazione, io non credo possano togliere la targetizzazione da Facebook, per il semplice motivo che il modello di business di Facebook va avanti così, anche la navigabilità di Facebook, ok? Cioè io non vedo certi ads che girano, per il semplice motivo che io non ho mai messo like su alcune cose. Nel momento in cui domani io mi trovo degli ads che non c'entrano un cazzo con me, chiaramente la cosa non mi piace. Un'altra cosa che dobbiamo cominciare a capire è che Facebook non è il mondo, cioè Facebook ha un'origine e avrà anche una fine. Noi non ce lo immaginiamo, Facebook non ci sarà per sempre, il modo che adesso abbiamo di fare business su Facebook non ci sarà per sempre, che è uno dei motivi per cui bisogna strutturarsi in un certo modo. Quindi niente paura. Staremo a vedere, secondo me il target non lo tolgono, perché secondo me limiteranno, ok? Non ci saranno sottocategorie, ma solo categorie, sarà leggermente più broad. Proveranno sicuramente all'inizio, secondo me la prima cosa che fanno è il target rimane lo stesso, ma fanno un ingabulo che dicono che in realtà i dati non li... Poi, cioè capite, non la fermate questa cosa. Poi lo richiamano al congresso e dico, signor Mark Zuckerberg, ma guardi che lei in realtà ci sta prendendo per il culo. E dopo un po' dovranno agire su questa cosa, come sui profili fake, ragazzi, cioè, questa è una roba, la stessa cosa dovrebbe valere anche per Google, sì, ma per Google non fa tante porcate quanto Facebook, è semplicemente la realtà, e non ha il peso di Facebook, mentre Facebook è un social media, Google non lo è, cioè YouTube non è come Facebook, sono cose diverse. Tu navighi su YouTube e guardi video e va bene, ma Facebook ha un altro impatto anche a livello sociale. Quindi niente paura, nessuno sa cosa succede, bisognerà aspettare che succeda. Mi preoccuperei per l'appunto di più di altri problemi che sono associati a Facebook, che sono presenti. Il fatto dell'identità, il fatto, ragazzi, cioè quanto potrà durare che non sappiamo chi c'è dietro a un account, ma non solo per ragioni di advertising, ma anche per ragioni di sicurezza. Cioè, vi sembra giusto che io possa fare un profilo fake e venire a molestarvi verbalmente sotto una foto? Avranno dopo un po' dei sistemi tipo banche, ok? Alla fine non cambierà nulla, no, cambia. Il problema è che non te ne accorgi. Facebook è già cambiato, cioè voi, è perché uno si abitua, è come la rana bollita. Ma voi vi ricordate 2-3 anni fa che cos'era fare ads? Cioè passava quasi tutto, c'erano i ban 3 anni fa, non esistevano, cioè no, io i ban 3 anni fa non li vedevo nessuno. Adesso è tutto un ban, ma è anche in ban in categorie e dove il ban non ci dovrebbe essere, perché in mano all'algoritmo, l'algoritmo non capisce, non è... Vi sembra normale che persone... Banks are safe, sir. Tu non mi hai ancora risposto per quelle informazioni che ti avevo chiesto. Vi sembra normale che una persona spenda decine di migliaia di dollari su Facebook e non abbia nessuno con cui parlare e comunque se ce l'ha non ti ascolta? Io ho lanciato una campagna interazione video, sto ricevendo insulti, ma comunque abbastanza click, è una cosa buona o no? Devi avere commenti, likes e qualcosa, devi aver colpito un mercato di riferimento. Vabbè, io sono stanco, lascio pronunciare altri su questa cosa. E non c'è una vera risposta, state tranquilli, soprattutto molti di voi non stanno neanche facendo business. Che cazzo vi agitate a fare? Cosa vi agitate a fare? Pazzesco, vedremo che sviluppi ci saranno. Quindi assolutamente prematuro, il mondo non sta crollando, i cambiamenti però ci sono e bisogna sopravvivere. Andate a vedere Infomarketing per babbuini, io mangio o dormo, che magari è meglio. Arrivederci.